Iniziamo oggi la prima lezione a scuola di sonno. Può sembrare un titolo un po' bizzarro perché nessuno è andato mai a scuola per dormire. Il sonno è un'attività innata, automatica, involontaria, per cui non c'è stato nessun bisogno di imparare a dormire. I disturbi del sonno sono comunque diventate una delle condizioni più diffuse nelle nostre società. Sempre più persone soffrono di disturbi del sonno, anche perché molto spesso mettiamo in atto dei comportamenti e degli stili di vita che non lo facilitano. Quindi conoscere il sonno, le sue regole, i suoi meccanismi e come facilitarlo è già una parte della terapia per chi soffre appunto di disturbi del sonno. Il sonno è stato a lungo oggetto di grande interesse da parte di filosofi, scrittori, religiosi, psicologi, ma diciamo una vera analisi scientifica del sonno è iniziato circa 90 anni fa, quando Hans Berger fece la prima registrazione elettroencefalografica. E però il sonno in passato era stato sempre considerato, anche perché un oggetto un po' misterioso, come un aspetto molto importante nella vita delle persone. Basti pensare che nell'Olimpo degli dei, come sappiamo, il sonno era rappresentato da Ipnos, il dio del sonno, e da suo figlio che era Morpheus, che era il dio del sogno, il quale appoggiava un mazzo di papaveri sui dormienti per poter instillare a loro il sogni. Non sempre comunque il sogno è stato considerato in termini positivi. Basti pensare che Esiodo, nell'ottavo secolo avanti Cristo, lo definì il fratello della morte. E Edison, che è stato l'inventore della lampadina, che ci ha quindi permesso di aumentare le ore di luce nella nostra giornata, quindi di poter vivere anche la notte, considerava il sonno come un momento di vita perso. Eppure, se pensiamo un attimo all'evoluzione, noi vediamo che il sonno non è solo un comportamento umano, ma è un comportamento che riguarda tutti gli animali, fino anche gli unicellulari. Ovviamente ogni animale ha una caratteristica di sonno diverso, sia in termini quantitativi che qualitativi. Ad esempio, noi vediamo che la tigre, ad esempio, dorme circa 16 ore al giorno. All'altro estremo abbiamo invece la giraffa, che ha bisogno di circa 2 ore di sonno. Oltre che in termini comunque quantitativi, c'è anche una differenza qualitativa, perché se noi vediamo il sonno degli uccelli, soprattutto ad esempio quando devono fare le traversate per raggiungere altre terre, durante questi momenti, ad esempio, riescono a dormire semplicemente utilizzando me mezzo cervello, e l'altro mezzo continuano normalmente a volare. La stessa cosa, un sonno uniemisferico, come si definisce, è anche per i delfini, che sono mammiferi acquatici, quindi che per respirare devono nuotare continuamente e quindi riemergere. Particolare è poi il sonno dei leoni marini, perché i leoni marini vivono sia in acqua che a terra. Quando sono a terra utilizzano
l'intero cervello per dormire, cioè dormono con tutto il cervello, quando invece vanno in acqua anch'essi utilizzano un sonno uniemisferico. Che cos'è il sonno? Perché dormiamo? Sono state avanzate molte ipotesi, ma una risposta definitiva ancora sostanzialmente non ce l'abbiamo. Si è pensato che servisse alla conservazione e al recupero energetico. Questo è vero solo in parte, perché se noi stiamo fermi anche senza dormire, il recupero energetico e la conservazione di energia è più o meno equivalente a quello che otteniamo dormendo, perché anche durante il sonno molti organi, e in particolare il cervello, che è un organo che consuma molto dal punto di vista energetico, sono molto attivi. Sicuramente il sonno ha una funzione anche ristorativa, e questo lo si comprende facilmente perché generalmente se ci alziamo dopo un buon riposo ci sentiamo sicuramente ristorati. Altra funzione attribuita al sonno è quella della riparazione dei tessuti. Noi durante il giorno tendiamo, con le nostre attività, abbiamo dei danni a livello dei tessuti e questi danni vengono, riparati, durante il sonno. Altro aspetto, ad esempio, è la plasticità neuronale, perché, durante il giorno noi tendiamo ad aumentare i cosiddetti contatti, le sinapsi che ci sono a livello cerebrale tra le cellule, questo proprio per permettere l'acquisizione di nuove informazioni. E questo processo poi durante la notte viene fatto un processo cosiddetto di downloading sinaptico, cioè vengono ridotte le sinapsi per ripristinare una condizione che il giorno seguente possiamo nuovamente acquisire altre informazioni. Sicuramente il sonno è importante dal punto di vista cognitivo, sia per le funzioni intellettive superiori e soprattutto per la memoria. Diciamo che tutte queste ipotesi sono almeno parzialmente vere, ma nessuna per ora è una spiegazione esaustiva del perché dormiamo. Quello che sappiamo inoltre del sonno è che sicuramente occupa circa il 30% della nostra vita, quindi se anche viviamo 90 anni, almeno 30 anni l'abbiamo trascorsi dormendo. È sicuramente una necessità primaria, perché così come mangiare o bere, anche il sonno è indispensabile, ovviamente. Non sono stati fatti esperimenti sull'uomo, ma gli esperimenti su animali deprivati hanno dimostrato che una deprivazione cronica di sonno porta anche alla morte. Il sonno si caratterizza inoltre per una diminuita sensibilità sensoriale, cioè non siamo in contatto sostanzialmente con le informazioni che vengono dall'ambiente, abbiamo una ridotta attività motoria, assumiamo una posizione per gran parte della notte, abbiamo un'alterata coscienza e questo è quello che un po' ha fatto considerare il sonno simile alla morte o comunque a uno stato di coma, ma quello che lo differenzia fondamentalmente è che il sonno è una condizione rapidamente reversibile. Se io do un calcio a una persona che sta dormendo, sicuramente si risveglia e magari ho anche una reazione da parte sua. Inoltre, il sonno è limitato temporalmente. Una volta che io ho soddisfatto il mio fabbisogno di sonno, generalmente non posso ulteriormente impormi di dormire.
Dicevamo che la ricerca scientifica si è sviluppata dal 1929 in poi, ma ormai abbiamo acquisito numerosissime informazioni e possiamo dire che molte sono le funzioni del sonno. È stato dimostrato che il sonno allunga la vita, cioè chi dorme bene generalmente ha un'aspettativa di vita più lunga. Migliora anche la memoria perché durante il sonno, e lo vedremo, viene strutturata la memoria a lungo termine, aumenta la creatività, rende più attrattivi. Svegliarsi dopo un buon sonno sicuramente sia un aspetto piacevole. Inoltre, il sonno è importante anche dal punto di vista del nostro metabolismo, tant'è vero che dormire bene si è visto che riduce l'obesità, migliora anche l'alimentazione, cioè migliora la nostra scelta del tipo di alimento, riduce il rischio di sviluppare tumori, demenza, malattie cardiocircolatorie, malattie infettive, diabete. Rende più felici e riduce ansia e depressione. Queste sono tutte acquisizioni, diciamo, dimostrate scientificamente. Ed inoltre, se ci pensiamo un attimo, il sonno è gratuito e non ha effetti collaterali. Quindi direi che è una condizione molto, ma molto importante. Le ricerche, dicevamo, ci hanno permesso di capire molte cose. Innanzitutto che il sonno non è un processo passivo, ma anzi ci sono dei centri che qui vedete, ad esempio il centro del sonno, soprattutto del sonno REM, che è questo in verde, che si chiama nucleo preottico ventrolaterale, che sta nell'ipotalamo anteriore e che è responsabile appunto dell'inizio del sonno sostanzialmente, mentre nella parte più in basso gialla vediamo un altro centro che invece è responsabile della cosiddetta fase REM, del sonno. La parte invece segnalata in rosso rappresentano l'insieme di cellule che, quando attive, sono responsabili della veglia, perché da qui proiettano a livello della corteccia cerebrale, l'attivano ed è la corteccia cerebrale quella che ci dà il senso della vigilanza e della coscienza. Inoltre, vedete in azzurro questo piccolo nucleo che è composto da circa 20.000 cellule è che è il nostro orologio biologico, si chiama nucleo soprachiasmatico e questo orologio biologico regola non solo i ritmi veglia sonno, ma regola tutte le altre funzioni anche degli altri organi, perché ogni organo ha anche i suoi orologi periferici, ma tutti sono sincronizzati con il ritmo autonomo del nucleo soprachiasmatico. Cos'è che però ci permette di passare dal sonno alla veglia? Quali sono i meccanismi che lo determinano? Fondamentalmente ci sono due condizioni, il cosiddetto processo omeostatico, che vedete qui rappresentato in azzurro. Il processo omeostatico non è altro che la nostra propensione al sonno man mano che siamo svegli. Più siamo svegli, più abbiamo la propensione al sonno. È un po' come il principio della fame, meno mangio e più aumenta la mia necessità di alimentarmi. Questo processo omeostatico o processo S, come anche viene chiamato, è dovuto al fatto che durante la veglia vengono accumulati
vengono accumulate nel nostro cervello varie sostanze del catabolismo e una in particolare, l'adenosina, aumenta sempre più fino a quando il sonno, durante il sonno, non verrà ridotta, non verrà liberata dal cervello e quindi si ha una riduzione di adenosina durante la notte. L'altro processo che è responsabile, diciamo, del ritmo sonno-veglia si chiama ritmo circadiano o processo C. Il ritmo circadiano, così chiamato perché appunto dura all'incirca 24 ore, spontaneamente noi avremo un ritmo un po' più lungo delle 24 ore, ma siccome questo ritmo si sincronizza alla luce esterna, quindi al ritmo luce e buio, viene poi sincronizzato sulle 24 ore. E fondamentalmente il ritmo circadiano, più che del sonno, comunque durante il giorno è quello che è responsabile della nostra vigilanza, cioè più è attivo il ritmo circadiano e più siamo vigili. E questo ritmo è, come vedete, comunque quello vediamo rappresentato in 2 giorni, indipendente dal tempo che siamo svegli o che siamo a dormire. Segue sempre lo stesso ritmo. Bisogna anche aggiungere che tra l'altro i due processi sono sostanzialmente indipendenti ed è indispensabile per poter dormire bene cercare di tenerli i più sincroni possibili. Il ritmo circadiano, come dicevamo prima, è vero che regola il ritmo sonno-veglia, ma regola anche molte altre funzioni, perché ad esempio regola quando dobbiamo avere la maggiore pressione sanguigna, regola la temperatura corporea, anche la temperatura corporea tende ad abbassarsi, ad esempio, durante la notte e innalzarsi durante il giorno quando dobbiamo essere in attività. Regola anche la secrezione di vari ormoni, tra i quali, ad esempio, la melatonina, che, come sapete, è l'ormone fondamentale per favorire un buon sonno. Ma il ritmo circadiano regola anche, ad esempio, la secrezione di testosterone o l'inizio dei movimenti intestinali, quindi ci dà il ritmo di quando sostanzialmente dobbiamo mangiare o di fare le nostre diverse attività. La cronobiologia è diventata una scienza così importante e c'è stato anche un riconoscimento importante per questi tre scienziati che hanno scoperto i geni che sono alla base dei nostri ritmi circadiani, che sono stati premiati con il premio Nobel nel 2017. E perché appunto la cronobiologia si è visto che è uno degli elementi fondamentali per poter mantenerci in salute e soprattutto per avere un costante benessere. Lo studio, tra l'altro, del sonno attraverso le tecniche di polisonnografia, che prevede lo studio sia dell'attività elettrica cerebrale, ma anche dei movimenti oculari o delle attività dei muscoli antigravitari, ci ha permesso inoltre di capire che il sonno non è una condizione statica come magari eravamo abituati a immaginarla. Infatti, nel sonno si riconoscono vari momenti, più fondamentali sono il cosiddetto sonno non REM e il sonno REM. Il sonno non REM a sua volta è diviso anche in stadi, cioè stadio 1, stadio 2, stadio 3, in cui compare
soprattutto nello stadio 3, un'attività lenta, sincrona, di ampio voltaggio all'elettroencefalogramma, e inoltre nel sonno, invece, nella fase REM, il cervello mostra un tracciato che è molto simile a quello che abbiamo in veglia, cioè un tracciato cosiddetto di tipo desincronizzato e di basso voltaggio, ma quello che caratterizza il sonno della fase REM, REM sta per Rapid Eye Movement, appunto, sono i movimenti rapidi degli occhi che possiamo registrare con gli elettrodi di superficie, ed è caratterizzato anche da un'assenza di attività a livello dei muscoli antigravitari, perché, come sappiamo, durante la fase REM o la fase del sogno, come viene detta, noi siamo completamente paralizzati. Quindi, come vedete, quella che dall'esterno può essere giudicata come una condizione statica, di fatto è una condizione che è in continuo cambiamento durante la notte. E se noi rappresentiamo dal punto di vista grafico con un ipnogramma quelle che sono le varie fasi del sonno, noi vediamo ad esempio che dalla fase di veglia passiamo a una fase di fase non REM, stadio 1, poi stadio 2 e poi lo stadio profondo che attualmente viene definito stadio 3. Successivamente ripercorriamo in senso inverso l'andamento di questo ciclo e poi dopo circa 90 minuti noi abbiamo la prima fase di sogno, la cosiddetta fase REM. Questi cicli durano circa 90 minuti e si susseguono, come vedete, nella notte. Ce ne sono circa dai 4 ai 6 a secondo, no, non è uguale per tutti, ma insomma, quello che tra l'altro li caratterizza è che mentre nella prima fase della notte noi abbiamo soprattutto il sonno cosiddetto ad onde lente o sonno profondo, mentre nella seconda parte della notte prevale prevalentemente la fase del sogno, il sonno REM. Il sonno, tra l'altro, dobbiamo dire che non solo varia nel corso della notte, ma anche è diverso da momento a momento nelle varie età della vita. Noi vediamo che appena nati passiamo la maggior parte del nostro tempo a dormire circa 16-18 ore e il sonno è intervallato solo da piccoli momenti di veglia. Abbiamo quello che tecnicamente definiamo un sonno polifasico. Sonno polifasico che già al primo anno comunque vede che c'è una prevalenza del sonno notturno e solo dei piccoli addormentamenti durante la giornata e man mano che cresciamo la quantità di sonno tende a essere rappresentato quasi esclusivamente la notte con un sonno appunto che definiremo monofasico. Anche dal punto di vista qualitativo, comunque, nelle diverse età della vita ci sono delle differenze significative perché, ad esempio, in età appena nati o nei primi mesi, abbiamo una quantità di sonno REM molto importante che poi, man mano che andiamo avanti, già nei primi anni della vita, tende a ridursi a ridursi significativamente e tende in parte a ridursi anche la fase non REM, cioè la fase del sonno profondo. Generalmente, comunque, dall'età adulta in poi, la maggior parte di noi ha bisogno di circa 8 ore di sonno. E questo è vero anche per le persone anziane, anche se generalmente si pensa che le
gli anziani dormono meno. In realtà, nella maggior parte dei casi, gli anziani hanno soprattutto un sonno frammentato, caratterizzato da risvegli notturni e frequenti pisolini di giorno, quindi un sonno abbastanza disturbato. Le differenze, tra l'altro, sono anche evidenti da individuo a individuo, perché mentre la maggior parte di noi per avere un buon sonno debbono dormire circa 7-8 ore, abbiamo anche i cosiddetti brevi dormitori a cui necessitano soltanto 5-6 ore, oppure i lunghi dormitori che addirittura arrivano a 9 10 ore. In sostanza, ognuno ha il proprio fabbisogno di sonno. Qui vediamo Napoleone e Einstein che rappresentano sostanzialmente i due estremi dell'ipnotipo, perché Napoleone dormiva molto poco, dormiva 4 ore. Generalmente, tra l'altro, diceva ai suoi generali che 4 ore erano per gli uomini, 5 per le donne e 6 per gli imbecilli. Chi dorme molto si può comunque consolare con Einstein, che di solito dormiva 10-11 ore, e tutto si può dire, meno che Einstein fosse uno stupido. Ma come facciamo a stabilire il nostro fabbisogno di sonno? Ecco, l'elemento che ci deve far capire se noi soddisfiamo il nostro fabbisogno di sonno è sostanzialmente come ci svegliamo, cioè se ci sentiamo ristorati dopo il nostro sonno, non abbiamo sonnolenza diurna, non abbiamo problemi di concentrazione, il nostro umore è buono. Se tutto ciò è vero, probabilmente abbiamo avuto un sonno non solo quantitativamente, ma qualitativamente ottimale. La differenza, tra l'altro, non è solo in termini quantitativi, ma ognuno di noi ha delle caratteristiche geneticamente determinate in base a quanto si concedono il sonno, cioè ci sono le allodole, ad esempio, che tendono ad andare a letto molto presto la sera, intorno alle 9, alle 10, tendono ad avere un abbassamento della loro vigilanza e quindi preferiscono coricarsi all'odolo, che poi ovviamente la mattina tendono a essere piuttosto svegli nelle prime ore ed essere iperattivi di mattina. All'altro estremo abbiamo invece i gufi che generalmente prima di mezzanotte l'una non riescono a prendere sonno, la sera sono particolarmente attivi. Però se poi la mattina si devono alzare presto, per dire per andare al lavoro, per andare a scuola, hanno anche delle grosse difficoltà proprio perché non hanno soddisfatto completamente il loro fabbisogno di sonno. In una posizione intermedia abbiamo i colibrì che rappresentano un po' la maggioranza della popolazione che dormono sostanzialmente tra le 11 e le 7 del mattino. Dicevamo che il sonno comunque è molto importante, si dice che il sonno è del cervello e per il cervello. In effetti, dormire bene ha una funzione fondamentale per poter avere un'attività cerebrale perfettamente funzionante. Ma in particolar modo è importante soprattutto per la memoria. Noi durante il giorno, anche le informazioni che in questo momento io vi sto dando, le informazioni della giornata vengono depositate in una memoria cosiddetta a breve termine, che è rappresentata dalla zona del cervello chiamata ippocampo. E durante la notte questa memoria viene recuperata, viene analizzata, le informazioni necessarie vengono trasferite nella parte anteriore del nostro cervello, dove è la memoria
a lungo termine e tutto ciò che è inutile viene scartato. Questo permette, tra l'altro, che il giorno successivo sostanzialmente anche l'ippocampo sia nuovamente libero, non ha la memoria del giorno precedente, le memorie del giorno precedente, e quindi possiamo memorizzare nuove informazioni. Ma un altro aspetto importante che è emerso è che durante la notte avviene quella che possiamo definire la pulizia del cervello, cioè durante il giorno, proprio con la propria attività, il cervello produce numerose scorie che si accumulano appunto nel cervello e durante la notte, proprio per una riduzione, diciamo, delle cellule gliali, di volume delle cellule gliali, c'è un aumento fino al 60% dello spazio interstiziale. E questo incremento permette il passaggio del liquido che abbiamo intorno al cervello, il liquido cerebrospinale, e che porta via tutte le sostanze, le scorie della giornata precedente. In particolar modo si è visto che ripulisce il cervello della cosiddetta beta-amiloide, che è una proteina che è imputata anche dello sviluppo di un decadimento cognitivo e della malattia di Alzheimer. Quindi sostanzialmente dormire bene significa anche permettere un washout, una pulizia di questa beta amiloide, e quindi riduciamo anche il rischio di sviluppare poi un decadimento mentale. Ma altri aspetti importanti per il nostro cervello che avvengono nella fase REM, ad esempio, possiamo avere la cosiddetta associazione dei ricordi, cioè non solo c'è un trasferimento, come abbiamo visto, dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, ma poi tra le varie memorie c'è anche una possibilità di associazione, per cui durante il sonno possiamo dire che avviene anche un processo di apprendimento costante, si trovano le affinità tra memorie avute in momenti diversi. La fase REM è importante perché riduce, come si dice, l'emotività del ricordo. Che vuol dire? Io, se ho avuto un trauma, se ho avuto un'esperienza molto negativa, faccio l'esempio: se sono stato in guerra, io non potrò ovviamente dimenticare questa circostanza. Ma come sapete, ad esempio, molti reduci dal Vietnam continuano a distanza di decenni a vivere quelle circostanze come se fossero non un ricordo, ma situazioni attuali. Questo perché probabilmente non hanno dormito a sufficienza, cioè il sonno ha una funzione di svincolare quella che è l'emotività legata al ricordo dal ricordo stesso. Inoltre aumenta la creatività, cioè durante il sonno il cervello può creare delle associazioni tra le varie aree che poi, soprattutto durante il sogno, possono essere le cosiddette illuminazioni al risveglio. Tra i vari aneddoti si dice, ad esempio, Mendeleev, che stava lavorando sulla tavola degli elementi, ci stava pensando da tanto tempo, ma non trovava una soluzione, l'ha trovata proprio al risveglio da un sogno, una mattina. Altro aspetto importante è il controllo emotivo, cioè si è visto che dormire bene significa avere un'emotività, avere una maggiore capacità di controllo delle nostre emozioni, essere meno rabbiosi, avere meno risposte, diciamo, esplosive. Quindi,
Queste sono molte delle funzioni che il sonno, di cui il cervello be beneficia se abbiamo un sonno qualitativamente ottimale. Ma come dicevamo, se è vero che il cervello è l'organo che prevalentemente usufruisce dei benefici del sonno, anche il corpo ha, durante il sonno, avvengono delle cose molto importanti. Intanto, dal punto di vista ormonale, si è visto che, ad esempio, nel sonno e solo durante il sonno viene prodotto il cosiddetto growth hormone o ormone della crescita, che è un ormone indispensabile anche negli adulti perché è responsabile poi della riparazione dei tessuti. Ma è fondamentale per i bambini e per gli adolescenti perché è responsabile sia dello sviluppo sia fisico che mentale degli stessi. Inoltre, durante il sonno abbiamo anche una riduzione della produzione di cortisolo, che come sapete è un ormone dello stress, quindi durante la notte abbiamo un abbassamento dei livelli di questo ormone, mentre c'è sempre nel sonno aumenta la produzione di prolattina. Quindi varie modificazioni del nostro sistema endocrino avvengono solo nel sonno. Altro ormone che viene prodotto nel sonno da parte di cellule di adipociti è la leptina. Mentre dormiamo viene prodotto questo ormone che ha una funzione importantissima sul nostro metabolismo e soprattutto sul nostro senso di fame. Infatti la leptina inibisce il nostro senso di fame, quindi inibisce la fame. Al contrario, si è visto che se non dormiamo tendiamo a produrre tramite le cellule della parete gastrica dell'intestino, produciamo un altro ormone che si chiama la grelina, che ha un effetto esattamente opposto, è quello di procurare fame. Quindi dormire bene è anche un ottimo modo per poter ridurre il nostro appetito e quindi anche per controllare meglio il nostro peso. Si è visto infatti che dormendo bene generalmente si riesce a dimagrire indipendentemente dal modificare delle abitudini alimentari oppure dall'aumentare l'attività fisica. Altro aspetto fondamentale del sonno è che durante il sonno si struttura la memoria anche del nostro sistema immunitario, cioè il nostro sistema immunitario, quando viene in contatto con un antigene, produce delle cellule che poi, a un nuovo contatto, riescono a produrre una risposta molto più rapida ed efficace. E inoltre si è visto che se noi facciamo una vaccinazione in un periodo che dormiamo sufficientemente bene, ebbene gli anticorpi che vengono prodotti a seguito della vaccinazione sono circa il 40-50% in più, quindi con dati molto significativi. E questo soprattutto in questo periodo che ci troviamo in pratica a combattere con l'infezione da coronavirus, voi ben capite che aumentare le capacità di difesa del nostro sistema immunitario è sicuramente un aspetto molto, ma molto, importante. Ovviamente anche l'apparato cardiocircolatorio durante la notte ha bisogno di riposarsi. Il riposo per il cuore non può essere quello di arrestarsi, perché l'arresto dell'attività cardiaca non è compatibile con la vita. Ma quello che sicuramente avviene è che durante la notte il cuore tende a ridurre sia la frequenza cardiaca, quindi ad abbassare l'attività, il proprio sforzo, il proprio lavoro.
e nello stesso tempo c'è un abbassamento anche della pressione arteriosa, sia diastolica che sistolica. Alcune persone cosiddette non dipper, cioè che non hanno questo abbassamento pressorio la notte, si è dimostrato che sono a rischio di patologie cardiocircolatorie allo stesso modo di chi sviluppa una ipertensione solo diurna. Quindi potremmo dire che, siccome abbiamo sempre considerato, diciamo, o almeno i nostri stili di vita sempre meno considerano il sonno come un elemento importante, quello che possiamo dire è che sonno e veglia sono due facce della stessa medaglia, un po' come yin e yang nella filosofia cinese. E da quanto detto è ben chiaro che il sonno influenza la veglia, cioè quanto più dormiamo bene, tanto più avremo delle giornate ottimali. Ma è vero anche il contrario, che se abbiamo uno stile di vita adeguato durante il giorno, potremmo avere anche un sonno migliore e un benessere, il nostro benessere, la nostra salute, la nostra qualità di vita sempre più dipendono da un corretto bilanciamento dei nostri ritmi, sonno e veglia. Purtroppo, nonostante quello che abbiamo detto, i disturbi del sonno rappresentano al giorno d'oggi una grave epidemia sociale, perché noi abbiamo cercato sempre di vivere sempre di più intensamente, essere sempre più connessi, fare vita notturna, e questo ha causato anche molti disturbi del sonno. Basti pensare che in Italia a soffrire di insonnia cronica sono circa 9 milioni di italiani, ebbene il 45% della popolazione nell'anno presenta difficoltà a dormire. Inoltre, come abbiamo accennato prima, si è cercato sempre più di dormire meno, pensando che il sonno non fosse assolutamente una condizione indispensabile. Una ricerca della National Sleep Foundation ha potuto evidenziare che tra il 98 e il 2005, quindi a distanza di solo 7 anni, mentre nell'88 il 35% della popolazione americana dormiva almeno 8 ore, a soli 7 anni la percentuale era scesa al 25%, quindi con una significativa riduzione di ore dedicate al sonno. Inoltre è noto che negli ultimi 50 anni circa un'ora e mezza, due di sonno al giorno l'abbiamo persa ciascuno di noi. Quindi questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che stiamo cercando di ridurre il più possibile le ore dedicate al sonno, non considerando, per quello che abbiamo detto anche poc'anzi, che il sonno invece svolge una funzione indispensabile per la nostra salute e per il nostro benessere. Quindi per noi è ancora più importante parlare di educazione al sonno, educazione al sonno che comincia, come spero abbiamo potuto vedere oggi, dal conoscere un po' cos'è effettivamente il sonno, perché la maggior parte di noi non conosce quelle che sono poi realmente le funzioni del sonno. E diceva Dement, che è stato uno dei grandi padri della medicina del sonno mondiale, affermava che grazie a tutte le ricerche compiute negli ultimi 40 anni sono arrivato all'importante conclusione che tra i disturbi del sonno il più grave è l'ignoranza. Non sappiamo come gestire il nostro sonno e ciò provoca inutili sofferenze. Questo un po' spiega il senso anche del a scuola di sonno, come dicevo prima, perché noi insieme, l'associazione Assirem, insieme
alla tecnica della scuola, ha voluto sviluppare appunto questa rubrica per poter far conoscere meglio il sonno e le sue regole. Assirem, tra l'altro, è un'associazione che ha proprio come scopo statutario quello di sviluppare la ricerca e l'educazione nella medicina del sonno. Ovviamente potrete anche andare sul nostro sito www.asirem.it. Spero almeno che il messaggio da prendere in considerazione da questa prima lezione è che il sonno va considerato come un elemento fondamentale per la nostra salute, per il nostro benessere, per la nostra qualità di vita.